di incontro, perché è destinati a realizzare un incontro, o almeno ad avvicinare o a porre l'individuo in più stretto contatto con che cosa? Innanzitutto con se stesso, perché questo è il problema di Genesis, la relazione da sé, poi con gli altri, un maggiore incontro con gli altri, e poi con in generale il mondo delle emozioni e dei sentimenti, delle capacità empatiche di capire i sentimenti e le emozioni proprie degli altri. Insomma, sono situazioni che danno agli partecipanti la possibilità di immergersi in un'esperienza interpersonale in cui ciascuno può provare e abituarsi gradualmente a essere se stesso, veramente se stesso, autentico, genuino. La possibilità di farsi pezzi l'uno dell'altro, quindi di vedere il problema dell'altro ma anche come parte del proprio problema, e quindi di dare aiuto e riceverlo nel contempo, e poi soprattutto la possibilità di vivere delle emozioni, di mettere alla prova degli aspetti di sé, dei lati di sé, che nella vita di Sione non ci è stato consentito. Perché sono convinta che con una mano non si può far crescere, si può fare tipo pure lontani. E quindi, ma non è questo che non è che non conosce il giusto di mantenere la cosa che si muove. Quindi con l'attacco che andava e veniva, con delle relazioni, ripeto, mediocri, oppure andare avanti in un cambiamento che mi permetteva invece di raggiungere la normalità. Il gruppo mi servì come partitura e come palestra per poter esprimere le mie emozioni, senza paura di essere giudicata e senza dover apparire, come era stato invece fino allora. Io per lungo tempo ho nascosto questo mio problema, non mi parlavo con nessuno, né in famiglia né con gli amici, perché mi vergognavo. Anch'io soffrivo un po', invece un tanto, nella comprensione con gli altri, soprattutto in famiglia e sul lavoro. Però io mi costretto a ripensare un lavoro, a causa del panico, non riuscivo più a lavorare, a fare niente. E solamente dentro il gruppo, cioè il confronto con quando sono venuta al gruppo avevo perduto tutte le mie amiche, quelle che ritenevo normali. Qui ho ritrovato voi come vere amiche. Non devo mostrarmi per quella che non sono. Oggi mi sento libera. E forse migliore, più autentica, capace di poter esprimere le proprie emozioni e di comunicarle agli altri. Le regole sono solo quelle della normale e civile convivenza. Prima, il rispetto reciproco. Seconda regola, tutti hanno il diritto di prendere la parola. Terza regola, parlare uno alla volta, senza sovrapporsi, magari interrompere chi sta parlando. Quarta regola, il rispetto della privacy di ognuno. Sono regole che dovrebbero già rientrare nella normale civile convivenza, ma che molto spesso
non vengono considerate. Rispetto alla privacy, cioè ognuno, ogni partecipante, si impegna ad osservare il massimo segreto per tutto quanto può essere rivelato di personale, di intimo, da un membro, nell'ambito dell'esperienza di gruppo. Altra regola è la disposizione delle sedie in circolo, per facilitare le dinamiche di interazione, cioè la comunicazione cosiddetta circolare. Ogni partecipante riesce a guardare chi sta a fianco, riesce a guardare frontalmente tutti gli altri membri del gruppo. Migliorare la capacità di identificare e rispettare i sentimenti e i bisogni propri e degli altri. 2. Migliorare la capacità di esprimerli, cioè l'espressività. Sperimentare nuove forme di convivenza con gli altri, cioè migliorare convivenza con gli altri, come abbiamo detto prima, e poi migliorare la qualità delle relazioni interpersonali. In definitiva, gli obiettivi sono la conoscenza di sé, il rispetto di sé e la conoscenza e il rispetto degli altri. L'aumento della consapevolezza, delle capacità relazionali, di conseguenza la crescita personale, perché se si riesce a fare tutto questo, no? Si realizza una crescita, una maturazione della persona. E perciò questi due schemi, diciamo, vengono utilizzati come training esperienziali per i professionisti della relazione di equilibrio. Cui i partecipanti hanno la possibilità di apprendere modalità operative, strumenti proprio di intervento, nel senso di capacità di interagire, per implicazione diretta. Sono esperienze attraverso le quali i partecipanti acquisiscono maggiore sensibilità alla relazione di gruppo e una più autentica percezione di sé e degli altri. Questo stato d'animo l'ho scoperto, l'ho analizzato, l'ho guardato veramente a fondo. Credetemi, non è stato semplice, perché la malattia ha fatto parte della mia vita da quando ero molto giovane e da poco non ne faccio più parte attivamente perché sono in pensione. Ma questo evento è diverso. È diverso perché ci investe tutti, perché la mente non ha neanche la possibilità di dire va bene, allora io vado in quel posto perché in quel posto non c'è. E quindi è uno stato d'animo veramente difficile da processare, perché non ci sono scappatoie. Quindi o attiviamo qualcosa che ci appartiene e ne facciamo un buon uso per stare meglio, se no il rischio è soccombere. Sì, la situazione è anche triste, perché poi non bisogna sempre essere incentrati su se stessi. Cioè io guardo anche fuori, i commercianti che stanno vivendo veramente dei momenti molto difficili, particolari. C'è gente che sta perdendo il lavoro. Beh, siamo circondati da un'atmosfera un po' pesante e molto triste. Bisogna attendere e andare avanti con fiducia, sperando che qualcosa di positivo possa emergere da qualche parte. Vabbè, lo stesso fatto che non ci possiamo più guardare in faccia, non ci possiamo più toccare, cioè non si dà più la mano per salutare, cioè l'unica cosa è ti guardi negli occhi, sì, dagli occhi insomma si vede un po', però cioè, stiamo veramente vivendo in un modo che è completamente, completamente diverso, abbiamo cambiato proprio tanto e questo crea stress, perché tutte quelle che sono le nostre abitudini sono saltate. Non siamo più liberi
di fare tante cose. E questo... Non siamo più liberi di fare una passeggiata, non siamo più liberi di fermarci a chiacchierare. E, insomma, questo è tanto nel cambiamento, è tanto per uno stress. Il cambiamento delle abitudini genera necessariamente un rivisitare di quello che sei te, di quello che sono gli altri e di quello che puoi essere te nel mondo quando entri anche da lontano in contatto con gli altri. A me, ad esempio, il contatto fisico, gli abbracci mi stanno mancando tantissimo.